tutti dalla redazione Veneta. Allora andiamo subito a presentare i due ospiti di oggi. Alla mia destra Francesca Zottis, segretario del PD del San Donatese. Il problema al tribunale di San Donà di Piave, dove insomma, a quanto mi risulta, si paga un affitto, no? Perché in realtà il proprietario dell'immobile è un privato, si paga un affitto di 400.000, credo, euro all'anno. Ora lo paga in gran parte anche l'amministrazione, diciamo, l'amministrazione statale, però se non sarà più tribunale, si chiuderà, chi lo dovrà pagare? Beh, credo che il privato non accetti di rimanere senza il suo E questo l'ha già compenso, fatto quindi, capire. esatto, quindi dovrà pagarlo l'amministrazione comunale, molto, anzi sicuramente. Il problema è che adesso l'80% viene pagato, come ha detto lei, dal Ministero, dopodiché dovremo farcene carico Quindi completamente, voi arrivare. contestate il fatto che si sia fatta Beh, questa l'abbiamo sempre procedura? contestato, l'abbiamo contestato ancora quando il Partito Democratico non esisteva, quando esistevano i due vecchi partiti, il VDS e la Margherita. Ci siamo sempre opposti in modo molto forte alla costruzione, diciamo, di quel tribunale in quel modo. Prima era demaniale, adesso non è più demaniale, probabilmente molti problemi ci sarebbero risolti se avessimo continuato a rimanere in un C'è tribunale però forse costruito. qualche speranza, diciamo, oggi qualche speranza in più, lei ha qualche notizia Sì, che possa sembra che. rimanere aperto? Sì, sembra che ci sia, diciamo, una riapertura della possibilità che il Tribunale di San Donà rimanga aperto, uno o due tribunali in Veneto, diciamo, di quelle dimensioni rimangano aperti, e uno Forse dei quali, Cittadella sì, anche? Cittadella e San Donà. Vediamo, noi ci stiamo mobilitando perché questo avvenga, naturalmente nel rispetto e anche nell'efficienza che questo servizio dovrebbe comunque mantenere e aumentare, però ci muoviamo in questa direzione. Bene, io ringrazio Francesca Zotti, proseguiamo molto rapidamente.